Eccoci insieme, cari telespettatori, ben ritrovati anche ai nostri ospiti. Adesso ve li presenterò. Noi quest'oggi vogliamo ricordare, ma lo facciamo spesso presentando diverse iniziative, diverse associazioni, il no profit, fondazioni e quant'altro, l'importanza di dare un contributo o operativo, lavorando volontariamente in vari ambiti, oppure concretamente a livello di denaro, un contributo, quindi una donazione. E a seconda dell'entità che, noi stiamo, di cui stiamo parlando, l'ente di cui stiamo parlando, della fondazione o quant'altro, è un risultato conclamato, quello che poi si ottiene a seguito delle adesioni da parte di molte persone. Di recente si è celebrata all'inizio di ottobre la giornata del dono, quindi l'importanza di donare, e importantissimo è ricordare il ruolo che ha e che riesce ad avere proprio in virtù del contributo di tante persone la Lega del Filo d'Oro. Senza dubbio ne avete sentito parlare, ma forse non tutti sapete che cosa fa concretamente, operativamente, da chi è composta, insomma, cosa ci sta dietro le quinte e l'importante aiuto che può dare a delle persone che hanno dei problemi sordomuto ciechi oppure dei problemi plurisensoriali. Ne parliamo collegato qui con noi, grazie di esserci, Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro, collegato dalla sede centrale di Osimo. Grazie, presidente. Grazie, grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti. E ben arrivata qui con noi in studio, ci fa molto piacere di averla qui con noi, la dottoressa Anna Ruggero, assistente sociale, collaboratrice e coordinatrice sempre della Lega del Filo d'Oro per quel che riguarda il territorio veneto, in modo particolare la sede invece a Padova. Sede, Esatto, buongiorno grazie a molte, tutti. grazie anche a lei. Allora, dopo dedicheremo la seconda parte, parleremo con la dottoressa, entreremo sul territorio. Adesso volevo un attimo con lei, presidente, far conoscere ai nostri spettatori quella che è la storia della Lega del Filo d'Oro. Lei è tra l'altro un veterano, perché se non erro dal 68, 1968 ha fatto il suo percorso all'interno della fondazione, e questa Lega del Filo d'Oro sostanzialmente è diventata un ente morale nel lontano 1964, quindi ha una sua storia alle spalle. Ci racconti com'è nata e come si è evoluta nel tempo? Sì, beh, la Lega del Filo d'Oro nasce esattamente il 20 dicembre del 1964 per iniziativa di una persona sordoceca, di una donna sordoceca abruzzese, di un giovane sacerdote e di un gruppo di volontari. La nascita della Lega del Filo d'Oro rappresenta un momento storico sicuramente in Italia e non solo, perché per la prima volta una persona sorda e cieca va da un notaio e riesce a comunicare con il notaio e diventa quindi la prima presidente e rappresentante legale dell'associazione. Inizialmente era associazione, poi nel tempo ci si è trasformati in Fondazione Ollus e oggi Fondazione ETS, Ente del Terzo Settore. L'associazione nasce per dare appunto una risposta a chi è sordocieco, a chi nasce con questa minorazione oppure lo diventa in seguito. I primi anni sono caratterizzati da iniziative di socializzazione, organizzare delle piccole vacanze per gruppi di persone, uomini e donne sordocieche. Quando poi nel 1967 arriva il decreto del Presidente della Repubblica che riconosce l'ente come ente morale, quindi persona giuridica, ci sono le condizioni per avviare un'attività concreta che parte proprio dalla città di Osimo, nel senso che la prima esperienza di questo minuscolo istituto medico-psicopedagogico nasce nell'autunno del 67 utilizzando due appartamenti di una scuola rurale di una frazione qui del comune di Osimo, che allora erano gli appartamenti destinati agli insegnanti, si trovavano sopra le aule. In quel momento gli appartamenti erano vuoti, chiesero allora la possibilità di utilizzarli e i primi quattro bambini ospitati venivano da quattro regioni diverse. Nasce così l'esperienza, diciamo, della Lega del Filo d'Oro. Un'esperienza che per i primi anni è in crescita nonostante le grossissime difficoltà, diciamo a livello economico-finanziario per i finanziamenti naturalmente, ed era anche difficile svolgere un'attività a livello educativo-riabilitativo
per chi nasceva appunto con questa pluriminorazione. Ci viene in soccorso una fondazione americana e una istituzione olandese che già operava da anni nel campo della sordocecità. Si inizia una collaborazione e quindi diciamo c'è un metodo che viene messo a disposizione e che poi si arricchisce dell'esperienza proprio degli operatori, del personale della Lega del Filo d'Oro. Oggi, dopo tanti anni, la Lega del Filo d'Oro è presente in 10 regioni italiane, in 5 con strutture residenziali e con anche in alcuni casi centri diurni e con servizi territoriali, esattamente Osimo che rimane il punto di riferimento nazionale, Lesmo, Molfetta, Termini Imerese e Modena. Poi ci sono altre 5 sedi territoriali, quindi un presidio molto leggero dove sono appunto operatori, assistenti sociali ed educatori professionali che diventano i primi punti di riferimento per le famiglie e per le persone sordocieche. E queste sono a Padova, Novara, Pisa, Roma e Napoli. A breve apriremo la 11ª sede a San Benedetto dei Marsi, che è la città natale della fondatrice Sabina Santilli, dove appunto apriremo questa sede territoriale Centro Studi Sabina Santilli. Quindi un percorso di crescita importante, un percorso di crescita che ci ha fatto incontrare tante famiglie, tanti bambini piccolissimi, fino ad arrivare però anche a persone adulte e un certo numero di anziani, alcune migliaia di persone abbiamo incontrato in tutti questi anni e ci apprestiamo a festeggiare i 60 anni il prossimo anno. Quest'anno è stato particolarmente importante perché abbiamo avuto la possibilità di completare la realizzazione del centro nazionale qui ad Osimo, una struttura moderna, una struttura diciamo pensata proprio per l'attività che viene svolta e quindi con tutta una serie di accorgimenti per favorire la massima autonomia, per favorire l'orientamento delle persone, diciamo, ospitate, con ambienti pure per ospitare le famiglie, soprattutto per il centro diagnostico e per i trattamenti di breve durata, e abbiamo avuto diciamo, la possibilità di presentare e inaugurare il nostro centro il 30 marzo scorso con il Presidente della Repubblica Mattarella. Quindi è stato, come posso dire, un riconoscimento Sì. importante, importante per chi ha lavorato, per tutte le persone che hanno assunto responsabilità, un momento importante per il personale che naturalmente rappresenta un tesoro prezioso all'interno della nostra organizzazione, per i volontari e anche diciamo, un bel sostegno, un bel incoraggiamento per tutte le famiglie e per le persone sordocieche. In estrema sintesi, questo è il percorso fatto dalla Lega del Filo d'Oro, reso possibile da rapporti con le istituzioni naturalmente, ma anche dal grande sostegno che deriva dai privati che oggi rappresentano diciamo, la fonte di finanziamento principale per tutte le attività che la Lega del Filo d'Oro sta portando avanti. Quindi è un qualcosa di veramente significativo nel nostro paese, dove naturalmente i bisogni sono tantissimi, dove la Lega del Filo d'Oro ha in animo di continuare questo percorso di crescita, confidando sempre sull'aiuto dei sostenitori. Assolutamente, ecco, tra l'altro notavo che rispetto ad altre fondazioni, associazioni, la Lega Filo d'Oro ha una particolare concentrazione anche di sedi al di là di Novara, Padova, eccetera, nel centro-sud Italia. È un aspetto estremamente importante, ma anche positivo. Beh, diciamo che le nostre sedi di norma sono nate con la spinta delle famiglie, cioè con le famiglie che ci hanno chiesto a partire dall'87, la prima sede minuscola territoriale era stata aperta a Milano, poi è nato il centro diciamo, di Lesmo dove è stata trasferita la sede territoriale.
Però poi dalla Puglia, alla Sicilia e anche a Modena c'è stato un grosso coinvolgimento delle famiglie che si sono adoperate per creare le condizioni e i rapporti a livello istituzionale per poter partire con questa esperienza, insomma. Naturalmente l'Italia è lunga, l'Italia è fatta da tante regioni diverse dove ci sono, ahimè, profonde differenze a livello di servizi sociali, servizi sociosanitari, per cui c'è anche questo aspetto che va considerato. Noi vorremmo gradualmente almeno avere un punto di riferimento in ogni regione, però vorremmo anche poter realizzare qualche altra struttura, diciamo, residenziale laddove il bisogno è maggiore, dove le famiglie, in realtà si attendono qualcosa, Eh sì. diciamo, di più. Tutte molto preoccupate da quello che viene un po' definito il cosiddetto dopo di noi, che è un modo semplice di rappresentare però una realtà complessa e quello che diciamo, è la più grande preoccupazione per un papà e una mamma che hanno un figlio con gravi disabilità. Ecco, infatti, lei ha detto tante iniziative, cioè concretamente che tipo di supporto viene dato? Qui vediamo soprattutto anche nelle belle immagini bambini, però lei accennava anche persone anziane, persone, o adulti, perché dopo questi bambini crescono e il problema diventa sempre più importante e anche urgente. Ci sono anche dei percorsi di autonomia, di rendere autonome le persone nei limiti del possibile, di inserimento. C'è anche una legge italiana che tutela dal punto di vista dei diritti e di cosa poi la 107, però è un po' vecchiotta ormai. Ma allora, partendo dalla legge, la 107 del 2010, che stabilisce che la sordocecità è una disabilità specifica, sì, la legge non solo è vecchia, ma in realtà è una enunciazione di principi che poi non ha portato risultati concreti per chi vive la condizione della sordocecità. La Lega del Filo d'Oro, diciamo, svolge un'attività che parte dal primo momento, che è il ricovero al centro diagnostico, dove in una settimana, con l'intervento di un'equipe multidisciplinare, si fa una valutazione e in questa settimana è sempre presente la famiglia. Noi siamo organizzati in appartamenti in modo che ogni famiglia può essere presente nella valutazione iniziale. Se il bambino o se la persona, se il bambino è con un'età inferiore ai 4 anni, questa prima diagnosi, questo primo ricovero dura addirittura 3 settimane, magari si ripete per svolgere degli interventi precoci. Poi si entra in un percorso, diciamo, di un programma definito per la singola persona, per il singolo ragazzo a livello educativo riabilitativo, dove sulla base della diagnosi effettuata si va a lavorare per, come posso dire, sviluppare sicuramente le autonomie personali, sviluppare una capacità di comunicare con il mondo esterno a partire, diciamo, dai genitori, utilizzando quelli che possono essere dei residui di vista e di udito se ci sono, oppure utilizzando sicuramente il tatto, e poi un intervento successivo che mira a dare la massima autonomia a queste persone. Dobbiamo intenderci perché chi ci nasce ha un percorso che prevede nel tempo di essere sempre aiutato. Chi ci diventa, dopo il periodo iniziale, può sicuramente per un periodo di tempo poi avere una vita autonoma. Ci sono persone sordocieche che noi seguiamo, che vivono negli appartamenti da soli, in un condominio, eccetera. Ovviamente utilizzando tutto l'appoggio che la Lega del Filo d'Oro è in grado di offrire attraverso il proprio personale e attraverso anche i volontari. Noi abbiamo veramente dei bei gruppi di volontari in tutte le sedi dove abbiamo la presenza, e questo ci consente di sviluppare tante attività a livello sociale, a livello di tempo libero, ma anche di essere di grande aiuto per il discorso delle autonomie, per l'orientamento, per partecipare ciascuno secondo le proprie possibilità alla vita sociale.
Ecco, voi svolgete a questo proposito anche un'attività di ricerca scientifica in ambito educativo e riabilitativo, proprio anche da questo punto di vista. Come viene svolta questa ricerca? Che tipo di sviluppi anche può avere, sostanzialmente può avere in futuro? Ma diciamo che la ricerca è tutta basata sul discorso di favorire la comunicazione, perché noi parliamo veramente di bambini, di persone che hanno grossissima difficoltà e grossissime carenze anche a livello cognitivo, oltre al fatto che essendo nate soprattutto sorde e cieche non ricevono tutte quelle informazioni che ciascuno di noi, diciamo, ha ricevuto da bambino e che invece loro devono percorrere le varie fasi con una lentezza incredibile. Quindi questo è un aspetto sul quale diciamo, sicuramente c'è molta attenzione. E da diversi anni l'utilizzo di tecnologie, le cosiddette tecnologie assistive, cioè quello che oggi è a disposizione, che può essere il cellulare, che può essere la barra Braille per chi naturalmente ha la capacità di, o semplicemente dei comunicatori, che consentono di aprire un dialogo tra il bambino, tra la persona utente e il mondo esterno. Questa è l'attività principale, diciamo, di ricerca, cioè si va a lavorare per trovare delle risposte possibili che aiutano queste persone a comunicare e a diventare un po' più autonomi. Questo è, e quindi è una ricerca, diciamo, sul campo che trova immediatamente diciamo, l'utilizzo sia nell'attività quotidiana, ma sia anche nell'ambito dei rapporti all'interno della famiglia o all'interno di quei servizi dove queste persone sono inserite. Assolutamente. Ci sono patologie degenerative che seguite? Sì, ci sono patologie degenerative, ci sono tra le cause quando tanti anni fa ho incominciato a frequentare la Lega del Filo d'Oro, diciamo i bambini che arrivavano allora erano i cosiddetti bambini rosoliaci, cioè la mamma aveva contratto la rosolia nei primi mesi di gestazione. Oggi non ci sono praticamente più bambini rosoliaci, ci sono però bambini che nascono in condizioni molto molto gravi dovute a malattie genetiche, a malattie rare, a parti prematuri, cioè una serie di situazioni che probabilmente 50 anni fa non consentivano a questi bambini di sopravvivere. Oggi le condizioni raggiunte dalla medicina sono tali che questi bambini sopravvivono e però diciamo, presentano veramente una situazione molto molto complessa. Per la quale bisogna lavorare in modo intenso, bisogna avere personale qualificato e bisogna anche lavorare con la famiglia. Noi credo che siamo conosciuti perché, appunto, dicevo fin dal primo momento, ricoveriamo il bimbo, ma ricoveriamo insieme la famiglia, Certo. verso la quale si fa un'attività, diciamo, di sostegno importante e si aiuta la famiglia a vedere il proprio figlio come un bimbo, a vedere le potenzialità che comunque per ognuno ci sono e a lavorare su quelle potenzialità per raggiungere, come dicevo prima, livelli di autonomia e capacità di comunicare anche con il papà, la mamma, i fratelli, il nonno, la nonna, insomma. Assolutamente. Guardi, Presidente, io la ringrazio tantissimo. Noi abbiamo il primo break pubblicitario, tra l'altro sappiamo che lei è molto impegnato, ci ha dedicato del tempo, la ringraziamo tanto, la lasciamo andare perché le condizioni per poter fare questo collegamento erano proprio che dopo un quarto d'ora lei potesse andare a proseguire i suoi impegni. La ringraziamo, le auguriamo naturalmente buon lavoro. Grazie, grazie, grazie ancora per questo invito e un caro saluto a tutti coloro che ci seguono. Perfetto, grazie a Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro, collegato da Osimo, sede centrale della Lega della Fondazione. Noi naturalmente ritorniamo insieme, canale 19, dopo la pubblicità, proseguiamo con la dottoressa qui in studio.